Intanto buonasera a tutti, benvenuti alla festa democratica del Partito di Sanremo. Quest'anno faremo 9 serate, questa è la prima e abbiamo avuto un po' di difficoltà per metterci in marcia, ma siamo partiti. E l'attenzione ve la chiedo perché questa sera abbiamo l'onore di avere ben 2 senatrici e devo fare un ringraziamento particolare a tutte e due perché 6 ore fa o forse neanche erano ancora a Roma in Parlamento per la questione Alfano e quindi sono partite e hanno voluto mantenere l'impegno che c'era per venire qua. Le ringrazio perché questo vuol dire essere persone serie e quindi grazie veramente. Vi presento intanto la nostra senatrice, la Donatella Albano di Bordighera, che presenta a sua volta la Laura Puppato, che era stata anche candidata alle primarie per la segreteria del Partito Democratico a livello nazionale. Grazie ancora e lascio la parola a Laura. Buonasera a tutti, ringrazio Mario. Innanzitutto vi ringrazio per essere qua e per averci aspettato, nonostante siamo arrivate in ritardo, perché abbiamo finito aula, Palazzo Madama, alle 4, quindi abbiamo preso l'aereo, il primo aereo disponibile e adesso siamo qua. Parlare qui nella mia provincia per me è sempre un onore ed è un grande piacere, ma volevo far conoscere anche la mia provincia alla mia senatrice, amica Laura Puppato. Due parole su Laura. Due parole su Laura. Laura è una senatrice, una donna in politica, un personaggio pubblico, ma è soprattutto un'amica. Il nostro incontro è stato già 2-3 anni fa, prima di entrare al Senato, ed è stato un incontro all'insegna della semplicità. Tra un ciao Laura e un ciao Donatella ci siamo presentate. In Laura cosa ammiro? Ammiro tutto, la semplicità e soprattutto la sua caparbietà e la sua forza, perché ancora oggi ha dimostrato una grande forza giù a Roma, mettendosi un po' contro tutti e contro tutti, ma glielo devo perché Laura è fatta così. Laura è stata il sindaco della sua città, correggimi se sbaglio, magari Montebelluna. Poi è stata presidente del forum per l'ambiente del PD, poi è stata candidata alle primarie insieme a Bersani, Renzi, Tabacci e tu, unica donna, e poi senatrice. In questo periodo in cui la politica, lasciatemelo dire, lascia molto a desiderare, però noi ci crediamo in quello che facciamo e la sola prova di essere qua, Laura, e per me è un onore, ma soprattutto perché abbiamo gli stessi ideali. Da 4 mesi circa stiamo soffrendo gli stessi tormenti, gli stessi patimenti, però fianco a fianco, perché noi crediamo in questo partito. A chi ci crede perché ci siamo ancora e ci dice ma perché non ve ne andate, noi rispondiamo ma perché voi non entrate nel nostro partito, noi ci crediamo e la sola nostra, siamo qua a disposizione. E adesso lascio la parola a Laura. Grazie Laura, per un'Italia più giusta, grazie. Ciao Donatella, buonasera a tutti, buonasera a Mario, gli amici che mi hanno ospitato. Diceva giustamente Mario, e tra l'altro ci scusiamo per il ritardo, ma l'alternativa era non venire, insomma, abbiamo preferito magari un saluto e poco altro, perché immagino che voi vogliate ascoltare la musica, no? E insomma, di parole ne abbiamo fatto il pieno in questo paese. Infatti noi non faremo molti discorsi stasera, però alcune cose lasciatemele dire, nel senso che credo, come diceva giustamente Donatella, che quel Parlamento che abbiamo oggi, con questa maggioranza così spuria e così diversa da quella che avremmo onestamente voluto, avremmo voluto portare avanti il Paese, che pure vive un collo di bottiglia spaventoso, sappiamo bene quali siano le difficoltà economiche in cui ci ritroviamo e anche quante difficoltà giorno dopo giorno, dall'IMU all'IVA, le questioni relative agli esodati, insomma abbiamo emergenze quotidiane. Dicevo prima, parlando al tavolo con gli amici, che un giorno quando sono arrivata a Roma
mi raccontavano che la precedente legislatura, in particolare quella berlusconiana, era talmente facile per cui lavoravano dal martedì pomeriggio al giovedì mattina, praticamente con i voti di fiducia il Parlamento non esisteva. Noi abbiamo voluto, abbiamo preteso che questo Paese cambi passo anche perché gli errori che si sono fatti nel corso di questi anni e la, come dire, la produzione di scarsa capacità legislativa e di nessun interesse verso le fasce più deboli del Paese e poi verso questa differenza di redditi che via via è aumentata all'interno della società italiana e che ha reso così diseguale la nostra società, potesse finalmente invertire una tendenza grazie all'approfondimento, alle scelte ragionate e al lavoro che i parlamentari devono fare. Per cui oggi quello che posso dirvi è che il Parlamento si lavora da lunedì a venerdì, si lavora molto, ma è una situazione davvero difficile. Però è una situazione che, come diceva Donatella, noi vogliamo, come dire, portare avanti sapendo che il Paese ne ha davvero un estremo bisogno di avere persone limpide, di avere persone oneste, di avere persone capaci, competenti, che riescano a ragionare sui temi e a cercare la via comunque per riuscire a trovare una soluzione e a cominciare un cambio di passo. Non è facile perché questa maggioranza, che come vi dicevo è arrivata, per molti di noi è stato un trauma, ve lo dico, nel senso che io, che sono una persona molto forte anche fisicamente, insomma, e ho fatto una vita sempre molto intensa di lavoro e di vita politica, non risparmiandomi mai il fine settimana, le sere, i giorni, vi garantisco che il voto, per esempio, che non è stato dato a Prodi ha comportato per molti di noi un trauma probabilmente da cui ancora non siamo riusciti ad emergere, e lì c'è il peccato originale. Quello è stato davvero il peccato originale per il Partito Democratico e noi ancora oggi davvero chiediamo conto di questo, ma non perché abbiamo voglia di rivalsa o perché vogliamo capire come si sia potuti arrivare a tanto, ma perché crediamo che fare un cammino insieme non lo si possa fare se non vi è chiarezza nelle persone che insieme fanno questo cammino. E io apprezzo le diversità, io concepisco che vi siano scelte diverse da quelle che abbiamo fatto e che abbiamo inteso fare, ma devono essere motivate, devono essere spiegate, deve risultare chiaro chi l'ha fatto e perché. E quando non accade, questa cosa crea timori e ci crea insicurezza. E da là, inevitabilmente, quello che sapete, insomma, da Napolitano in avanti, è stato un accettare il meno peggio, un scegliere per differenza inferiore, insomma, e non è certamente stata un'avventura facile. Io mi sono ammalata, dicevo, 2 giorni con la febbre alta senza aver avuto neanche il raffreddore, tanto per capire il disagio, il dolore anche fisico che abbiamo provato in una situazione del genere. Però non ci siamo arresi, si è voluto il governo delle larghe intese. Tutti i giorni, come oggi, compreso oggi, abbiamo voluto toccare palla, cioè abbiamo preteso che ancora una volta non si facessero sconti, si potesse dire a voce alta che il PD che amiamo noi è il PD coraggioso, è il PD che guarda avanti, è il PD che vuole davvero il cambiamento del Paese partendo dal cambiamento nelle istituzioni. Le istituzioni devono risultare assolutamente credibili. Noi non possiamo permettere a un ambasciatore kazako che se ne vada avanti e indietro per il Viminale a dare ordini ai nostri ufficiali, alle nostre prefetture, ai nostri rappresentanti politici. Non è pensabile che l'Italia, che è un paese di così elevata cultura, di grande storia, di grande capacità anche politica, si sia ridotta al punto da non governare il Ministero degli Interni e il Viminale, che è uno dei luoghi più sensibili per la sicurezza della nazione e per la democrazia. Noi non possiamo essere quelli, lo dicevo oggi, lo ribadirò ogni giorno,
che accettano supinamente che un ministro come Alfano si possa permettere di cancellare una convenzione sui diritti dell'infanzia che abbiamo siglato nel 1991 in 193 paesi al mondo, dove abbiamo previsto il supremo valore dell'infanzia. Non si può pensare che nulla abbia valore quando vi sono interessi economici che giostrano e giocano sulle spalle delle vite umane, della gente. Non si può pensare che l'Italia, che è stata un elemento costitutivo dell'Europa, non corrisponda a una direttiva europea, in questo caso a un'ordinanza che è stata inviata dal Consiglio d'Europa, il quale afferma che il Kazakistan è un paese verso il quale non si può estradare neppure un terrorista, perché fanno uso normalmente di tortura preventiva. Quindi noi non possiamo essere quel paese lì, noi siamo sentinelle della democrazia. Noi, oltre a lavorare ogni giorno per produrre una legislazione degna di questo paese e per far rientrare una serie di questioni gravissime che sono sul tappeto, noi lavoriamo per guardarci negli occhi, per avere la schiena dritta, per concepire una società più giusta, per permettere che noi tutti, comunque anche impoveriti, non rinunciamo mai e per nessuna ragione al nostro orgoglio, alla nostra dignità, alla volontà della solidarietà, alla capacità di distinguere e di non fare di tutta l'erba un fascio e di eliminare semplicemente chi non conta o chi non vale perché non è iscritto all'anagrafe dei nostri comuni. Questa non è la nostra Italia. E per questo noi anche oggi, alcuni di noi hanno voluto, nonostante tutto, nonostante una dichiarazione fermissima, devo dire, e dargli atto di questo del mio capogruppo, il nostro capogruppo al Senato, abbiamo voluto marcare il punto di un centro-sinistra che non abbassa la testa, che non piega il capo rispetto ai diktat di Berlusconi. Perché noi abbiamo già passato 20 anni. Aspettando che il buon senso si faccia strada nelle menti di chi il buon senso non sa neppure che cosa sia. Abbiamo aspettato 20 anni sperando che comunque valesse la logica del valore superiore delle istituzioni. Non è stato così. Questo paese si è venduto, ai noi elettoralmente, alla voce del più forte, al pifferaio magico, a colui che è riuscito ad illuderci arricchendo in pochi e se stesso, a colui che ci ha impoverito e che ancora oggi vorrebbe pretendere di dettare la legge. Io ho una speranza che, come dire, la forza anche politica che tutti noi rappresentiamo, che siamo il primo partito che se ne dica in questo paese, possa trovare la dignità e la forza per riuscire a risollevare le sorti di questa Italia e a mettere in fila non solo i problemi, ma a mettere in fila le speranze, a dare finalmente una dopo l'altra la possibilità di realizzare, di far tramutare una speranza in una realtà. E credo che ce ne sia un bisogno immenso, dalla salute alle istituzioni, dal sociale all'istruzione, dal campo del lavoro al campo dell'innovazione nell'ambito del lavoro, dall'ambiente. Voi avete qui uno striscione, dicevo stasera, se fossi arrivata un po' prima, con quanto volentieri vi avrei parlato di quello che si può fare per evitare di continuare a disperdere materia prima trasformandola in rifiuto, quando invece da quella cosa che si chiama rifiuto tantissime realtà territoriali italiane del nord e del sud oggi ricavano materia prima seconda che per il nostro paese è essenziale e ricavano benefici occupazionali straordinari. Vi cito solo il dato Eurispes nell'annuario del 2012 ha quantificato quanta occupazione c'è, perché quando si parla di rifiuto si parla di welfare, si parla di sicurezza ambientale, si parla di salute, ma si parla anche di occupazione, si parla di impresa quando si parla di rifiuti, che non sono le discariche, le imprese. Noi non possiamo essere quella razza umana
che è l'unica che continua a commettere errori sapendo già che tali sono, no? Inciampiamo sempre sulla stessa pietra, siamo l'unico animale al mondo che lo fa, no? Ripercorriamo lo stesso errore. Non possiamo essere quella razza umana che è talmente razza padrona da risultare razza predatrice. Noi siamo una razza intelligente, rispettosa, saggia. Beh, l'Eurispes ci quantifica questo in termini occupazionali. Ci dice che una discarica, un impianto di incenerimento, ogni milione di tonnellate di rifiuto producono 80 posti di lavoro. Sapete quanti posti di lavoro produce una raccolta differenziata porta a porta spinta con i distretti del riciclo che riciclano tutti i materiali? Ne produce 16.000, il che vuol dire che su 30 milioni di rifiuti che ancora questo paese ha, solo per parlare degli urbani assimilati, noi abbiamo pronti 450.000 posti di lavoro recuperando la materia invece che producendo danni ambientali con le discariche e gli impianti di incenerimento. Facciamolo perché riacquistiamo la nostra, il nostro valore di persone intelligenti per bene, riacquistiamo il buon senso che deve guidare la politica, le amministrazioni pubbliche, ogni nostra vicenda umana. E chiudo con un grande abbraccio, un grande saluto a voi che ci avete atteso e alla possibilità di raccontarci, magari tra un paio di mesi, tra tre mesi, chi lo sa, verso l'inverno, che qualcosa di positivo sia capitato. C'è tanta roba al fuoco, abbiamo davvero tante questioni che io credo, se riusciremo ad approvarle in tempo utile e soprattutto a metterle in campo proditoriamente, saranno sicuramente dei volani per l'economia, ma soprattutto, lasciatemelo dire, per la speranza che la gente di questo paese ha ancora nella politica, che dovete credermi è la cosa più importante. È per questo che io pretendo che sia con la schiena dritta, perché la politica non può essere succube dell'economia. La politica deve saper guidare gli indirizzi, guardare avanti, essere in grado di scegliere. La politica deve essere onesta per fare questo, deve essere autonoma rispetto al resto per poter fare questo, e questo è quello che noi dobbiamo tutti insieme, nessuno escluso, ciascuno nel suo ruolo, pretendere di avere. Per cui stasera lasciatemi dare un abbraccio a tutti voi, alle vostre famiglie, a questa terra magica che è la Liguria e la provincia di Sanremo, e un abbraccio davvero da parte mia e un saluto, a presto, grazie.